Bene, le coordinate portano qui. Ricorda l'addestramento. Ma se non sei pronta, possiamo ritornare anche più tardi. Ma certo che sono pronta. Scusa, domandavo così, per sicurezza. Torniamo alla missione. Io penso alla ragazza sul tetto. Ma quello è un pancake. Lasciamo perdere. Ora hai la tua occasione, V. Tu fai parte del clan Fox. Dimostra chi sei. Guarda, banana! Don Torsolone è sempre un passo avanti a voi! Ha rubato tutti i tattici di quest'isola e solo io adesso posso spammare! Ma come si permette? Ora io! No! Giovanni ha chiuso per bene la porta e questo faro è indistruttibile! Dai, banana, andiamo via! Quel tizio è tutto matto! Hai ragione! Ora da qui posso dire il mio codice tutte le volte che voglio! Ricordate di inserire il codice tattico nella Pro Super Tattico! Banana? Che cosa fai con quella macchina? Banana va un attimo a fare qualche modifica all'auto! In che senso vai a fare qualche modifica? Arrivo subito! Guarda su, Genesi! Banana, brum brum! Ma, banana, come hai fatto? Una banana volante? Giovanni, apri la porta, presto! La banana mi segue! Bene, bene! Dove credevi di andare? Ora lascia tutti i tattici! Va bene, ci vorrà un po'. Ciao! Prima di visionare questa storia, ricordate di inserire il codice Patox nel supporto a un creatore nello shop di Fortnite. Se lo fate, Banana farà qualcosa per San Valentino. Chissà cosa. Ma se non lo fate, Banana Brum Brum a casa vostra. Buona visione della storia. Posso sapere che sta succedendo? Cosa mi sono perso, ragazzi? Tu sai che il punto zero è esposto? Sì! Quella pallina carina fluttuante! Quella pallina carina fluttuante ha combinato solo casini. Mesi fa doveva arrivare un nuovo membro del nostro clan per aiutarci a combattere e scoprire la verità. Quale verità? Non hai notato le numerose guardie che sbucano da sottoterra? I cacciatori che controllano gli abitanti? Stanno cercando di nasconderci qualcosa. Qualcosa come le nostre vecchie avventure, Ruggine. Il visitatore, i sette. Oh cavolo, sì, è vero. Ecco perché si respira una strana aria lì. Mi hai anche raccontato che avevi perso la memoria e sei diventato di ghiaccio. Mi ricorda quella tizia galattica insieme a quel tipo in armatura. Oddio, lei potrebbe essere... Esatto, forse mi sbaglio, ma lei potrebbe essere uno dei nostri. E noi dobbiamo aiutarla. Beh, allora andiamo. Cacciatori, c'è un'emergenza. Dovete eliminare la tizia che sembra una galassia. Fa parte di un clan ribelle che cerca di distruggere il loop. La paga sarà altissima se la eliminerete. Che cosa? Ma io non ho fatto nulla. Nasconditi, fa presto. Ma aspetta, io... Fallo, o sarà troppo tardi. Tu! Io ti ho visto molte volte gironzolare con quella tipa. Io penso che quello sciroppo ti faccia uscire di testa. Ma allora è vero! Sono dipendente dallo sciroppo! E quella che cos'è? Piano B. Sei morto, mano spaziale! Andiamo via! Che strada!
Potevamo chiamare Carby. Il suo teletrasporto fa sempre comodo. Purtroppo Carby è impegnato, ma sono sicuro che in futuro ci aiuterà. Narratrice, tu come stai? Beh, sai che lei parlava grazie a quell'aggeggio che hai costruito? Non funziona più. Come sarebbe a dire? Se vuoi prova ad aggiustarlo. Ci ho provato anch'io, ma preferisce star così. E tu, Swiffer, come stai? Sto bene, grazie. Non dicevo a te, a Swift. Ma io non ho detto nulla. Tu hai risposto al posto suo. Ma io ti ho parlato. Ah, colpa mia. Dimenticavo che voi avete la stessa voce. Esatto. Dimentichi che noi siamo di un'altra realtà e Swift di questa. Ehi, perdonami se prima non ti avevo riconosciuta. Ma vieni con noi, qui è pericoloso per te. Di che cosa state parlando? Ma non ricordi nulla? Credo di averli seminati. Ma dove è finita? Dov'è la ragazza mandaloriana? Non ci crederai, ma anche io la stavo cercando. È possibile che debba fare tutto io? E va bene. Ora si fa sul serio. Questo non è un buon segno. Rinchiudetelo da qualche parte. Il bambino! Lascia stare il bambino! Lui verrà con me. Dove mi state portando? Chi siete? Davvero non ricordi proprio nulla? Nulla. Ma sei proprio sicuro che sia lei? Deve esserlo. Il clan Fox è l'unica speranza per conoscere la verità. Aspetta, cos'hai detto? Ho detto che è l'unica speranza per conoscere la verità. No, prima hai detto clan. Il clan Fox? Il clan Fox, questo lo ricordo. Oh, ottimo! Qui serve una meditazione. Il punto zero ha creato in te questa specie di guscio, rendendoti parte di esso. Seguimi, ora tocca a te, Swift. Ok. Siamo nel punto alto. Qui avrai tutta la concentrazione per ritrovare te stessa. E il mio aiuto sarà quello di portarti nella via giusta. Fa come me. Devo fare bonk e poi mettermi in posa? Facile! Bene. Ascolta solo la mia voce. Che cosa vedi? Io vedo i tuoi amici. Resta concentrata. È diventato bravo il sorcio, eh? Sì, fa passi da gigante. L'allievo che supera il maestro. Vedremo. Che cosa vedi? Io vedo il nulla. Brava, resta concentrata. Continua ad osservare. C'è una ragazza di fronte a me. Sta andando via. Inseguila. Ma io... Resta concentrata. Riprenditi ciò che è tuo. È più veloce. E tu va più veloce di lei. Devi solo volerlo. È tutto nella tua testa. Io non ci riesco. Ah no? Prova a guardarti. Ce l'ho fatta. Ora riesci a ricordare il tuo nome? Sì, il mio nome è V. Oh no, Mandarino! Mandarino è in pericolo! Intendi il tuo amico in armatura? Lui mi ha salvato quando ero ghiacciato. È giusto che io faccia lo stesso. Ehi tesoro, per favore, prova a vedere se nell'isola riesci a trovarlo. Ho qualche informazione. È un mandaloriano. Bene, ricorda che è un mandaloriano.
Tu, invece, signorina, devi dimostrarmi che sei una di noi. Il tuo aspetto e i ricordi sono tornati, sì, ma siamo certi che sono ritornate anche le tue abilità. Ruggine, tocca a te. Io? E che devo fare? Eccoci qua. Ruggine sa cosa fare. Se riesci ad andargli alle spalle, sei una di noi. Ma se Ruggine riuscirà a colpirti anche con un solo proiettile, allora non sei pronta per il Clan Fox. Ti dimostrerò di essere la migliore. Lo spero. Buona fortuna. Sono il migliore quando si tratta di sparare. Ed io non sbaglio mai. Ma sta tranquilla, V. Sono proiettili finti, non letali. Se Ruggine ti colpirà, non sentirai nessun dolore. Mi stai sottovalutando. Era lì! La dannazione! È veloce la signorina! Ma sei ancora molto lontana da me! Ne hai di strada da fare! Ne sei sicuro? Wow! Complimenti! Questa non me l'aspettavo! Brava! Hai agito nell'ombra senza farti colpire. Hai sfruttato il suono dei colpi per poterti spostare velocemente. Astuta! Appena conosceremo la posizione del tuo amico, il Mandaloriano, lo salveremo. Insieme. Bene, le coordinate portano qui. Ricorda l'addestramento. Ma se non sei pronta, possiamo ritornare anche più tardi. Ma certo che sono pronta. Scusa, domandavo così, per sicurezza. Torniamo alla missione. Io penso alla ragazza sul tetto. E... ma quello è un pancake. Lasciamo perdere. Ora hai la tua occasione, V. Tu fai parte del Clan Fox. Dimostra chi sei. Disturbo? Ehi, amica! Non ti sembra di aver esagerato con la tinta rosa? Ma che è successo? Oh, mi sentivo tutto strano! Oh, sarà meglio che vado un po' al bar a prendermi un po' di sciroppo. Sei libera. Puoi andare. Ehi, V, hai trovato il tuo amico? No. Qui sotto niente. Aspetta. Forse sì. Un'altra cacciatrice. Mi sa che hai fatto Bonk. Lady Bonk, sei... diversa. Sì, l'abbiamo aiutata noi. Ed io ho ricambiato il favore con te. Ora siamo pari. Ma dov'è il bambino? L'hanno preso. Se vuoi, possiamo setacciare tutta l'isola. Ma questo ci richiederà molto tempo. No. Saranno loro a trovare noi. Ho un piano. E sfrutterò questo ologramma. Questo è un messaggio a tutti i cacciatori e al vostro capo. Voi avete qualcosa che voglio. Forse pensa di avere un'idea di quella che ha in mano, ma si sbaglia. Presto
sarà di nuovo con me. È più importante per me di quanto lei pensi.